Benvenuti ai telespettatori di Solo Fra Oggi Web TG, questa è la nostra edizione di giugno 2015 e partiamo subito con le notizie dal comprensorio. Giovedì 4 giugno, Solo Fra, conclusa l'operazione White Skin. Si è conclusa con 30 ordinanze di custodia cautelare e 70 segnalazioni per assunzione di sostanze stupefacenti la maxi operazione antidroga denominata White Skin, che ha coinvolto Avellino, la provincia irpina e diverse zone del territorio nazionale per spaccio di cocaina e hashish. L'indagine, condotta dalla Compagnia dei Carabinieri di Solofra, è partita il 31 dicembre del 2011 ed è stata avviata in seguito ad un incendio nel paese della Concia, che ha portato alla scoperta di una fiorente attività illecita. Lunedì 8 giugno. Solofra, c'è la gara per il pozzo in località Scorza. È stato pubblicato dall'Irno Service il bando di gara per la realizzazione di un pozzo in località Scorza. Si tratta di un intervento da 170.000 euro. La realizzazione di un nuovo pozzo idrico è legata alla necessità di aumentare approvvigionamento e portata della rete idropotabile comunale e consentire al territorio di rispondere alla carenza idrica legata all'invenimento di tetracloroetilene nella falda acquifera. Venerdì 12 giugno. Solofra, ancora un furto in appartamento. Ancora un furto in città. I malviventi hanno preso di mira un'abitazione nel quartiere Volpi, a poca distanza dal centro storico. I ladri, approfittando dell'assenza momentanea del proprietario, dopo aver forzato la porta d'ingresso, si sono diretti nelle camere da letto. Hanno messo tutto a soqquadro e si sono allontanati portando via contante ed alcuni oggetti preziosi. Venerdì 12 giugno. È stata presentata venerdì 12 giugno al comune di Solofra Lustri Teatro, la stagione teatrale che prenderà il via a settembre 2015 e andrà avanti fino a maggio 2016 presso l'auditorium Centro Asi di Solofra. Il teatro da Hippocritis Teatro Studio proporrà anche cinema, letteratura, mostre, dibattiti e conversazioni. La stagione teatrale prevede 12 serate di altissimo livello, con spettacoli del repertorio di Hippocritis e di autorevoli compagnie, ospiti del panorama nazionale ed europeo. Giovedì 18 giugno. Individuati 9 lavoratori in nero presso un call center di Serino. I controlli disposti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, con interventi mirati in tutta la provincia, hanno portato alla scoperta di ben 9 lavoratori in nero. L'intervento è stato condotto dai finanzieri di Solofra che, a seguito di una preliminare attività investigativa, hanno proceduto al controllo di un call center di Serino. I militari hanno provveduto all'identificazione di tutti i dipendenti presenti nel locale, intenti a prestare la loro attività lavorativa presso le postazioni informatiche e telefoniche fornite dall'azienda. La percentuale di irregolarità all'interno dell'azienda era pari al 100% della forza lavoro presente, con 9 lavoratori su 9 completamente in nero. Venerdì 12 giugno, Solofra, un lavoratore a nero per il palco del concerto. Tegola sull'organizzazione del palco dove si sono esibiti gli artisti impegnati nella Notte Bianca, Rocco Hunt, Enzo Evitabile e Iovine. A seguito di un controllo effettuato dai carabinieri della stazione cittadina e dal personale dell'ispettorato del lavoro, è emerso che uno dei lavoratori impegnati nell'allestimento del palco non era in regola con la normativa sul lavoro. Dopo aver apportato le dovute modifiche, si è proceduto senza intoppi al concerto della Notte Bianca. Lunedì 22 giugno. È avvenuta lunedì 22 giugno la cerimonia di consegna del fondo librario del generale Filippo Russo alla biblioteca comunale della cittadina Conciaria, un'iniziativa curata dal professor Ugo Martucci. Il fondo librario di proprietà dell'illustre cittadino solofrano è composto da 119 titoli per complessivi 528 volumi. All'appuntamento tenutosi nel complesso di Santa Chiara hanno preso parte, oltre agli eredi Russo, anche il sindaco Michele Vignola, il parroco della collegiata, Monsignor Mario Pirro, e lo stesso professor Martucci. Mercoledì 24 giugno. Ancora furti a Montoro, i ladri nella notte svaligiano un bar. Non si ferma l'ondata di furti che da mesi interessa il comprensorio solofrano montorese. Nella scorsa notte i malviventi hanno preso di mira un bar lungo la provinciale che collega le frazioni montoresi di Borgo e Piazza di Pandola. I malviventi hanno praticato un foro nella sala cinesca dell'esercizio commerciale. Quindi hanno collegato un cavo all'autovettura sulla quale viaggiavano, hanno messo in moto ed hanno pigiato sull'acceleratore. La sala cinesca e la porta d'ingresso sono state divelte.
Una volta dentro, i malviventi si sono impossessati di sigarette, liquori e del contante che era custodito in cassa. Dopo aver preso quello che volevano, si sono allontanati in gran fretta. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione cittadina. Lunedì 29 giugno. Emergenza TCE. Si discute sul piano di caratterizzazione. Incontro divulgativo in mattinata nel Palazzo Orsini di Solofra per il piano di caratterizzazione della falda acquifera. Al tavolo di discussione le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali. Un modo per illustrare le modalità operative legate agli accertamenti che dovranno essere effettuati su acque suolo in merito all'emergenza tetracloroetilene. Anche questo mese per Solofra Oggi Web oggi è tutto, vi ringrazio di essere stati con noi, alla prossima.